Ciao amici nottambuli, ieri notte ho visto un poliziesco molto divertente, si chiama Uomini si nasce, poliziotti si muore, uscito l'11 marzo 1976, con Ray Lovelock e Mark Borell, agenti della squadra speciale, regia di Ruggero Deodato, e all'apparenza potrebbe sembrare un poliziesco come tanti, ma si contraddistingue dagli altri per l'eccesso di violenza e di splatter, anche se abbastanza leggero. Ad esempio, una ragazza trascinata da una moto durante uno scippo che si fracassa la testa contro un palo. Poi un ladro che si sbudella con la frizione della sua moto. E tanto altro. Ci sarebbe anche di più, ma qualche scena è stata tagliata. A Bruno Corazzari viene cavato un occhio da un criminale. E nella scena tagliata il bulbo veniva gettato a terra e schiacciato. Ma non è passato in censura. Non ricordo in quale intervista ho sentito questo particolare. Il film ha molta ironia, grazie ai due protagonisti che fanno una bella accoppiata, ma soprattutto c'è la bravura e la simpatia di Adolfo Celi, nei panni del capo della squadra speciale. Un attore immenso che spesso appariva nei polizieschi e aggiunge un pizzico di professionalità che non guasta. Questa volta il cattivo da acciuffare è Renato Salvatori, molto credibile nei panni del boss. Appare anche Alvaro Vitali nei panni di un portiere in un palazzo, qui abbastanza giovane, qualche anno dopo ebbe successo con la commedia Sexy. In questo film è doppiato da Vittorio Stagni. I due protagonisti sono doppiati da Cesare Barbetti e Manlio De Angelis, esattamente come Saschiacci. Comunque il film è ricco d'azione, c'è qualche bel inseguimento, vecchie prese in ostaggio, e qui appare Franco Citti nei panni di un pazzo dal grilletto facile, a capo di una banda di criminali cocainomani. Qui c'è anche un pizzico di sesso, i due protagonisti ovviamente sono due playboy, e non perdono occasione per qualche scopatina. Lo considero un piccolo capolavoro, peccato sia l'unico poliziesco di Deodato. Film sicuramente sopra la media rispetto a tanti che ho visto, e la sceneggiatura è di Fernando Di Leo. Insomma, bel film, non perdete il DVD. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare. Sono il cinefilo notturno, se non sapete che film vedere ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli.